Vi piacerebbe camminare al centro di un cratere? Sì, proprio nella bocca del vulcano. Anzi, tra più crateri. Magari girarci intorno. E beh, sapete che in Europa si può fare? State tranquilli, ovviamente parlo di vulcani quiescenti. Significa che oggi non sono in eruzione. Si tratta di un territorio popolato da vulcani, ce ne sono tantissimi, tutti insieme, tanti vulcanetti uno attaccato all'altro. Questo posto si trova in Europa. Non vi dico ancora dove esattamente, ve lo dirò alla fine. Andiamo. Eccoci. Questa è l'immagine dall'alto del luogo di cui vi parlavo. Questi cerchi sono tutti vulcani. Quelli disegnati in rosso hanno il cono intero, intatto. Quelli in fucsia, invece, oggi conservano solamente una parte del cratere. Il resto è andato in frantumi a causa di eruzioni esplosive. Pensate, tra questi vulcani è stata costruita addirittura una strada. La linea in giallo, infatti, è una tangenziale. I pallini in giallo rappresentano l'imbocco di gallerie. Diamo un occhio più in dettaglio alla zona nel riquadrino. In questa immagine 3D possiamo vedere il contorno del cono del cratere. Se immaginiamo di percorrere la tangenziale da destra verso sinistra, entreremo nella bocca del vulcano, indicata dal simbolo rosso. Pensate che quest'area è una delle zone con il più alto rischio vulcanico al mondo. Sì, vi ho detto che si tratta di un sistema vulcanico quiescente, cioè che sta dormendo, ma in realtà potrebbe riattivarsi da un momento all'altro. Volete sapere dove ci troviamo? Vi ho detto che questo posto si trova in Europa. Più precisamente, questo posto è in Italia. Si tratta infatti del sistema vulcanico dei Campi Flegrei, qualche chilometro ad ovest della città di Napoli. Partendo da più sud, sorvoliamo il Vesuvio verso la zona di Napoli, fino ad arrivare alla zona dei Campi Flegrei. E prima di salutarci andiamo in picchiata sul cratere di Agnano e questo piccolo di Cigliano. Detto ciò, vi do appuntamento alla prossima curiosità geologica, perché la geologia è una bella storia. Chi fosse più interessato, alla fine del 2018 uscirà un libro che si intitola Super Vulcano e tratta proprio del rapporto tra la zona vulcanica dei Campi Flegrei e i suoi abitanti. L'autore è Claudio Morelli, uno dei migliori fotoreporter in Italia. Claudio mi ha intervistato recentemente per delle questioni tecniche relativamente alla geologia dei Campi Flegrei. Ricordatevelo, Super Vulcano, www.super-vulcano.it. Ciao, alla prossima!